in un nuovo video. Oggi una delle mie tipologie preferite di sempre, adoro filmare questi video, ovvero compro la cosa più economica da... Stavolta è il turno di Saint Laurent. La tipologia in cui devo acquistare la cosa più economica su questi siti di lusso, qualsiasi essa sia. Quindi quello che costa non si sa, che cosa andrò a comprare non ne ho la più pallida idea, ma sarà la cosa più economica del sito Saint Laurent. Ebbene sì, non so come sia possibile, ma mi sono resa conto che non abbiamo fatto ancora questo marchio per questa tipologia di video, nonostante sia uno dei marchi di lusso più famosi, più costosi, insomma presente in tutte le passerelle dell'alta moda. E quindi oggi direi che recuperiamo alla grande. Prontissima come sempre con il mio computer, andiamo sul sito Saint Laurent e vediamo a quale destino stiamo andando incontro. Eccoci sul sito ufficiale Saint Laurent, devo dire molto minimal, black and white, scritte piccoline, e al centro vediamo la collezione Fine Jewelry. Sto ridendo perché appunto sono gioielli di lusso, sto ridendo perché voglio andare assolutamente a vedere prima questa Fine Jewelry per rifarci un po' gli occhi con le cose che hanno dei prezzi astronomici, altissimi, pazzeschi, e poi andremo a cercare la cosa più economica. Direi quindi di partire proprio da questa. Oh mio Dio, iniziamo con il botto, ragazzi. Bracciale a polsino in oro giallo 18 carati, il primo 40.000 euro. Non acquistabile online, trovo in negozio. Poi c'è, se questo non vi piace comunque, perché insomma non vi sconfiffera, non dovesse sconfifferarvi, c'è quello subito accanto che è a catena con maglie degradé in oro giallo 18 carati a 45.000 euro. Ve lo dico così, insomma, se volevate farvi un regalino con due spicci, qui insomma potete farvi sicuramente una bellissima idea. Poi ci sono, insomma, subito dopo ci sono quelli, cioè tipo se non ti puoi permettere quelli da 45.000, subito dopo c'è quello da 2.990, che comunque è tantissimo per essere un bracciale, però vi giuro che dopo aver visto quelli da 40 e 45.000 mi sembrano pochi. Forse è una tecnica di marketing, lo fanno apposta. Comunque poi abbiamo appunto quello in sempre addirittura con diamanti e oro grigio, che non sapevo neanche esistesse, oro grigio 18 carati, 2150 euro, addirittura in preordine. Questi sono tutti nuovi, ma io voglio andare a filtrare, visualizza per, filtra, ah, l'opzione c'è ragazzi, ci speravo, non sempre presente sui siti di lusso, la possibilità di ordinare il prezzo per crescente, e qui... Per fortuna l'opzione c'è, quindi andiamo assolutamente a vederla. Che cosa bizzarra Saint Laurent, perché mi dai la possibilità di ordinare per prezzo ascendente, ma non dal prezzo più alto al più basso, cioè c'è solo dal più basso al più alto e non viceversa. Questa cosa non mi piace perché devo andare a cercare. Comunque nella sezione Fine Jewelry vediamo subito appunto che quello che costa di meno sono in realtà due cose: l'anello a catena Cassandre in oro giallo 18 carati da 690 euro e l'orecchino subito accanto a lobo, anche questo a 690 euro, però non sono acquistabili online. Io direi che sto tipo sudando perché spero che la cosa che costa di meno non mi costerà 700 euro, ma voglio scrollare fino in fondo a questo punto per vedere la cosa più cara, perché cioè, ah ok, la cosa più cara l'abbiamo già vista, era il bracciale a catena da 45.000 euro. Andiamo a vedere lo store donna, voglio vedere tipo la haute couture. Ok, abbigliamento, mostra tutto. Mi diverto troppo a filmare questi video. Ok, filtra per, anche qua dobbiamo mettere prezzo ascendente, però è quello che ci serve in realtà. Allora, la cosa che costa di meno in tutta la sezione abbigliamento, quindi qualsiasi tipologia di vestiti, sono queste calze trasparenti nere con il logo Saint Laurent piccolino sulla caviglia. Queste mi piacciono moltissimo e queste sono 195 euro. Ok, mi sento già un pochino meglio. Ok, almeno non siamo sui 700. E subito dopo abbiamo queste canottiere in cotone normalissime senza logo e niente da 245 euro. Ma voglio vedere quello che costa di più, quindi scrolliamo fino a giù perché sono troppo curiosa. Sto scrollando questa pagina da un'ora, ma Saint Laurent, perché non mi metti la possibilità di vedere anche le cose dal prezzo più alto al prezzo più basso? Cioè, non l'ho capita sta cosa, sono gli unici... Oh mio Dio, che bello questo trench! No, ok, Nicole,
insomma, non distratti, sono gli unici che non fanno vedere il prezzo del più alto e più basso. Questa cosa non mi capacito, cioè letteralmente sto scrollando da una vita. Continuiamo così, prima o poi ci arriveremo. Ci siamo arrivati finalmente. Allora, c'è questo abito, devo dire, bellissimo, stupendo. Apriamolo perché merita, secondo me. Abito lungo in georgette di seta ricamato. Io adoro perché per la stragrande maggior parte delle volte nessuno ha la più pallida idea di che cosa vogliono dire questi termini, tipo in francese, tipo georgette, che cosa significa. L'unica cosa che capisco è che si tratta di un abito in seta, ma la cosa più sconvolgente di tutte è il prezzo, cioè 28.000 euro. Questo è ufficialmente l'abito più costoso su tutto il sito Saint Laurent. Vediamo la descrizione perché il nostro commesso non può mai mancare. Abito lungo in seta biologica. Ma perché biologica? Cioè, nel senso, non è tutta la seta biologica? Cioè, nel senso, può esserci anche quella non naturale, quindi artificiale? Non ci capisco. Allora, abito lungo in seta biologica, ricamato con nodi e caratterizzato da spalline sottili sul retro. Seta biologica, sottolineandolo, se non ci fosse ancora chiaro. Chiusura con zip. Mi piace che mettono questi dettagli come se fosse una roba strafiga. Cioè, chiusura con zip. Collo a V. 100% seta. Qui c'è anche il numero del prodotto, tutta la referenza se volete andare con questo in negozio e comprarvi l'abito da 28.000 euro. Prodotto in Francia. Vi immaginate che ci fosse stato tipo prodotto in Bangladesh? Vabbè. Comunque, sì. Questa è la nostra descrizione del vestito più caro su tutto il sito. Ma andiamo a vedere qualche altra sezione. Soprattutto andiamo a cercare le cose che costano meno, che è quello per cui siamo qui. Tornati sull'home page e siamo su online store donna. Fine jewelry già l'abbiamo visto. Vediamo la sezione regali. Iniziamo per lei. Vediamo che cosa c'è nella sezione regali. Ah, ok, borse, ci sarà un po' tutto. Vediamo filtra. No, vi prego, io devo solo andare ancora a vedere una cosa, la borsa che costa di più, vi giuro. Poi andiamo a vedere quello che costa meno, ma devo troppo, sono troppo curiosa. Qui scrolliamo giù ovviamente perché non ti danno la possibilità di fare in altro modo, grazie Saint Laurent. No, ok, forse sarà che mi sono fatta un po' impressionare dai prezzi altissimi di prima, ma mi aspettavo che la borsa più costosa da Saint Laurent costasse più di 4.700 euro. Però evidentemente non è così, perché cioè, può sembrare tanto, ma se la confronto con i prezzi tipo di Chanel o di Hermès, è poco. Quindi questa sì, questa è la... che poi posso dirvi la verità, non mi piace neanche, non è neanche bella questa borsa, cioè buh. Mi sto rendendo conto in questo momento che è in pelle di lucertola. No, non fa per me, no grazie. Comunque questa è la borsa che costa di più, la borsa Sac de Jour Nano in pelle di lucertola lucida, caratterizzata da lati a fisarmonica, chiusura con linguetta di compressione, bottoni automatici e lucchetto removibile con custodia in pelle. Torniamo a regali per lei, stavolta vediamo veramente quello che costa di meno in tutta la sezione regali. Abbiamo questo bracciale Opium in pelle stropicciata e metallo da 195 euro, che è lo stesso prezzo dei collant, perché anche quelli sono 195 euro. Devo dire che tra i due preferirei un bracciale piuttosto che quella, anche li metto due volte e si strappano. Comunque per il momento, ah no, e poi abbiamo anche questo anello medio irregolare in metallo, sia dorato che argento, entrambi a 195 euro. Quindi per il momento quello che costa di meno su questo sito sono appunto collant, bracciale e anello, tutti e tre allo stesso prezzo, 195. Ma secondo me possiamo fare di meglio, possiamo trovare qualcosa che costa, spero, ancora meno. Abbiamo la sezione fragranze che potrebbe darci tante soddisfazioni. Molto carino comunque anche questo orecchino singolo Cassandra in metallo strass, mi piace un sacco, 225. Il bello è che ce n'è solo uno, se vuoi il paio sono quindi 450. Orecchino singolo ornato con il Cassandra e un pendente in strass taglio baguette.
Matt, io ancora Cassandra, che cosa significa? Perché ci mettete sempre queste parole in francesi che nessuno capisce? Chiusura a farfalla per lobby forati, logo Saint Laurent Paris inciso, dimensioni, vabbè, per motivi igienici questo capo non può essere restituito. Fatto in 75% ottone, 25% vetro. Continuiamo a questo punto nella sezione regali per lui e vediamo che cosa c'è. E qui, ragazzi, e qui arriviamo a 150 euro con questo papillon Yves in raso di seta nero. Ci sta un papillon da 150 euro per il momento, quindi se non troviamo nient'altro che costi meno del papillon dovremmo prendere questo. Non so che cosa ci farò con un papillon. Papillon già annodato in raso di seta per i pigri. Dimensioni, chiusura con gancio, vabbè, 100% seta. Sezione lifestyle, vediamo che cosa c'è qui. Oh mio Dio, che cosa sono? Tipo portacandele da 500, da 1200 euro. Oh mio Dio, che cosa è questo? Vi giuro, vi prego, andiamo a vedere. Baccarat Cordu ashtray in crystal. No ragazzi, è un ashtray, è un posacenere. C'è un posacenere in cristallo da 1200 euro. Vi immaginate che avete ospiti a casa, gli date sto posacenere, gli cade e voi dovete essere lì a dire: no, no, vabbè, non ti preoccupare, non fa niente. Mio Dio, ma perché me lo dai in inglese? Vabbè, non avevano un traduttore, hanno speso troppo per la realizzazione di questo posacenere, non hanno avuto la possibilità di avere un traduttore per questa sezione del sito, stranissimo, perché poi giù c'è scritto effettivamente in italiano, prodotto in Francia, riduci colore in italiano, aggiunge il carrello, però la descrizione vabbè. Quindi abbiamo questo pezzo iconico di Georges Chevalier in edizione limitata, ragazzi, quindi vedete di spicciarvi, datevi una mossa perché questo lo troviamo ancora per poco. Se poi non ci possiamo permettere la versione da 1200 euro, abbiamo sempre la versione da poveracci da 400 euro per Saint Laurent, evidentemente. Ma andiamo a vedere prezzo ascendente, direi di skipparlo. Allora, niente, perché comunque è molto più caro del papillon. Sempre di questa linea Baccarat abbiamo un portapenne in cristallo nero da 295 euro. Questo è quello che costa meno nella sezione lifestyle. Non sapevo, almeno non ci ho mai fatto caso, che Saint Laurent avesse anche tazzine e skateboard addirittura. Se vi interessa, c'è lo skateboard da 400 euro. Oppure, sì, tutte queste cosine per la casa. Onestamente non ne avevo la più pallida idea. C'è lo speaker da 3500 euro, ragazzi. Vabbè, che è andato pure sold out. Continuiamo con la nostra missione di trovare la cosa più economica su tutto il sito. Ho molte hopes, molte speranze per la sezione fragranze. Siamo nella sezione fragranze, ma vedo profumi da 245 euro, quindi a questo punto non so più. Ho perso tutte le certezze che avevo. Allora, vediamo, filtra, prezzo ascendente. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ci sono tre candele, solo tre. Tre candele da 78 euro. Questo potrebbe essere veramente il prodotto meno costoso di tutto il sito, perché non abbiamo visto neanche lontanamente prezzi che si avvicinavano, o comunque prezzi sotto i 100 euro non li abbiamo proprio visti. Ce ne sono tre, appunto, tutte e tre da 78 euro con tre fragranze diverse. Mi sto rendendo conto in questo momento, perché stavo cliccando su collezioni la Maison, ma non è più sezione acquistabili, cioè non sono sezioni acquistabili. L'online store l'abbiamo visto praticamente tutto, ragazzi, e quindi arrivati qui abbiamo trovato quello che costa di meno, perché poi abbiamo i profumi appunto da 245 euro. Ma com'è possibile? Dove sono tutti gli altri profumi di Saint Laurent? Forse non ci sono su questo sito, forse sono disponibili solo nelle profumerie? Non lo sapevo, pensavo che avrei trovato qui i profumi, tutti i profumi Saint Laurent, invece evidentemente no, o forse su online store donna? No, perché su online store abbiamo già visto tutto e non c'è la sezione fragranze, quindi mi sa che questi sono gli unici tre profumi, cioè evidentemente quelli da boutique, che Saint Laurent ha sul sito ufficiale. Ragazzi, abbiamo trovato
il prodotto che stavamo cercando. Solo queste tre candele da 78 euro, e quella che scelgo tra queste tre sarà decisamente la 24 Rue de l'Université, perché l'ultima volta che sono stata a Parigi qualche mese fa con la mia amica Lisa ci siamo un po' perse, perché dovevamo andare proprio alla Rue de l'Université, che è una via che parte da sotto la Torre Eiffel. Volevamo fare le foto lì, non la trovavamo, e quindi questa mi ricorda assolutamente questo episodio che è stato esilarante. Abbiamo anche perso il treno, tra l'altro. Poi vediamo i dettagli di questa candela. Se, anche qui non avevano il budget per un traduttore, quindi è mezza in inglese, mezza in italiano questa traduzione. Comunque, candela, ve lo traduco al momento: candela profumata ispirata da uno degli emblematici indirizzi della Maison Saint Laurent, Rue de l'Université 24, che è appunto una via. Suona molto più figo in francese, però, che dire via dell'università. In francese ha quel non so che, je ne sais quoi, che sembra più, non lo so, sembra più sofisticato. Quindi abbiamo così concluso la nostra ricerca. Sono molto contenta di non dover spendere 700 euro, come potete immaginare. Mi è andata abbastanza bene anche questa volta, quindi adesso vado ad acquistare, aggiungi al carrello, acquistiamo la nostra candela. Io proseguo al pagamento, naturalmente skipperò questa parte perché devo inserire tutti i dati della mia carta di credito, i dati del mio indirizzo, eccetera eccetera. Noi ci vediamo tra qualche giorno, la spacchetteremo assieme, soprattutto vediamo che tipo di pacchetto ci arriva, perché a volte questi brand di lusso, quando acquisti la cosa più economica, non ti mettono neanche una box carina, non ti mettono la bag, cioè veramente sono un po' cheap. Alcuni, non tutti, alcuni invece si impegnano in egual misura, anche se quello che ho preso costava poco o niente. Vediamo che cosa ci combina Saint Laurent. Several days later. Il nostro pacchetto, ragazzi, è appena arrivato e sono passati solo 3 giorni, quindi devo dire sono stati abbastanza veloci. Eccolo qua, ho tolto semplicemente il mio indirizzo, ma così si presenta la nostra box. Ovvero, non fosse stato per la scritta dell'indirizzo che arrivava da Saint Laurent, non avrei avuto la più pallida idea. Ma vediamo com'è all'interno, soprattutto voglio vedere se è alla pari di quando ordini spendendo molto. E all'interno, appena apriamo, notiamo subito la bag. Ci hanno dato anche la shopping bag, ragazzi. Già qui devo dire una spanna e mezza sopra ad Hermès proprio, cioè non c'è confronto. Cioè, addirittura la shopping bag, che è quella che ti danno ovviamente quando vai a fare shopping in negozio, però la apprezziamo un sacco. E poi abbiamo la nostra bustina, penso che qui ci sia lo scontrino. Al checkout, adesso mi sono ricordata perché non ve l'ho detto in videocamera, al checkout ho selezionato l'opzione pacchetto regalo, che era completamente gratuita, e c'era anche l'opzione di selezionare sempre gratis un bigliettino d'auguri, nel senso che se è un regalo ti danno anche il bigliettino, così tu puoi farci la dedica. Questa cosa è molto molto carina. Io nella dedica ho messo soltanto uno smile che hanno anche stampato, fantastico. La spedizione era gratuita, tra l'altro. Altra cosa che voglio menzionare, poi qui nell'altra busta, appunto questo era il bigliettino, nell'altra busta c'è sicuramente, no, pensavo fosse lo scontrino, invece c'è semplicemente il bigliettino di ringraziamento con il logo e la scritta thank you, e poi sì, il sito. Poi all'interno troviamo la nostra candela. Devo dire che il pacchetto regalo non lo vedo, devo essere onesta, cioè il pacchetto regalo in realtà sarebbe la bag con il bigliettino, però non c'è un nastrino, non c'è una carta regalo per la candela, ma vabbè, apprezziamo comunque, ok? Mi sarebbe piaciuto il nastrino, però ci sta. E questa non è niente se non carta, insomma, anti-urto. Apriamo finalmente sta candela, che voglio sentire il profumo da 78 euro, perché è la cosa più economica. Ok, il profumo, ragazzi, è out of this world. Oh mio Dio! Oh mio Dio, l'adoro, fantastica! Ok, molto molto contenta di questo acquisto, devo dire, perché se la fragranza facesse schifo, invece no, è molto... Mi ricorda qualcosa, ma non so cosa. Probabilmente mi ricorda il profumo che c'è negli store Saint Laurent. Se non è quello, non so che cosa sia, ma io lo, cioè,
non è che l'ho solo già sentita questa fragranza, mi è familiare, quindi non riesco a capire di dove, appunto, o dallo store o non ho la più pallida idea, ma ragazzi, è una profumazione che vi giuro, cioè è chic, già solo, cioè entri in casa e senti questa fragranza nell'aria, ti dà di luxury, dà un senso di, non lo so, almeno... vi giuro, mi dà proprio questa sensazione di lusso, di palazzo gigantesco, tutto bianco, con marmo dappertutto. Questo è l'effetto che mi fa questa candela, che è appunto la 24 Rue de l'Université. Figo, perché la cera è tutta completamente nera, e basta praticamente. Queste sono, insomma, tutte le cose che potevamo elencare di questa candela. Sono assolutamente innamorata di questa profumazione, ma per il resto appunto è una semplicissima candela. Il vasetto è in vetro ed il tappino in, penso tipo in pietra, con il logo Saint Laurent. Molto minimal, devo dire, non sembra per niente una candela sfarzosa, non sembra che ci sia costata 78 euro, che è una follia per una candela, vi immaginate? Cioè tipo io che ho costantemente candele profumate accese in casa, probabilmente la finirei in 2 giorni, vi immaginate? Ogni 2 giorni, tac, 80 euro per una candela. Comunque sì, questo è il nostro acquistino. La cosa che costa meno sul sito Saint Laurent, eccola qua. Devo dire, come pacchettini ne abbiamo visti di più carini, ma abbiamo visto tanto tanto di peggio, quindi sicuramente per quanto mi riguarda valutazione positiva questa di Saint Laurent. Il fatto che abbiano messo la bag e che diano la possibilità di appunto selezionare il bigliettino regalo completamente gratuitamente, anche la spedizione era completamente gratis, questo ci piace, insomma, che secondo me, per quello che penso, questi siti che hanno questi costi assurdi, è giusto che la spedizione sia sempre gratis. Ma non per tutti è così. Vediamola ancora da vicino la nostra candela. E questo il logo, dello stesso colore, quindi non è troppo vistoso, però in controluce si vede. E la nostra candela. Mi godrò questa candela fino all'ultimo millimetro di cera? Assolutamente sì. La ricomprerò? Molto probabilmente no. Quindi, mio family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto e fatemi sapere quali altri brand volete che porti per questa tipologia di video. Io vi mando un bacio gigantesco, perché vi voglio tanto tanto bene, non dimenticatelo mai, e io vi aspetto al prossimo video.